Non ce l'ha fatta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice del CNR, rimasta coinvolta nell'esplosione di un'auto ibrida, un prototipo ibrido alimentato a benzina e ad energia solare, sulla tangenziale di Napoli, lo scorso 23 giugno. La donna, 66 anni, è morta ieri, lunedì 26 giugno, dopo 4 giorni di ricovero al reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli. Le condizioni di Maria Vittoria Prati erano apparse subito gravissime. La 66enne presentava ustioni sul 90% del corpo. Restano gravi le condizioni di salute anche di Fulvio Filace, laureando in ingegneria meccanica all'Università Federico II di Napoli e tirocinante presso il CNR. Gli inquirenti hanno sequestrato un'automobile gemella a quella esplosa venerdì scorso sulla tangenziale di Napoli. Si tratta di un prototipo Volkswagen Polo, come detto, alimentato a benzina ed energia solare. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 23 giugno. Maria Vittoria Prati, ricercatrice con esperienza trentennale, e Fulvio Filace, studente tirocinante, stavano viaggiando a bordo del prototipo sulla tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli, quando poco dopo lo svincolo di Corso Malta, l'automobile è improvvisamente esplosa. Il 25enne, che era alla guida, è stato sbalzato all'esterno della vettura, mentre Maria Vittoria Prati è rimasta nell'abitacolo, che è stato avvolto dalle fiamme, riportando le ustioni gravissime a causa delle quali, purtroppo, è deceduta.